Ciao YouTube, ciao community di NatWiz, benvenuti a tutti in questo nuovo video tutorial. Nell'ultimo periodo molti di voi mi hanno chiesto di realizzare un video in cui spiego come è possibile caricare file di modello mancanti. Molti di voi riscontrano la mancanza di questi file di modello che dovrebbero essere installati al momento dell'installazione del programma e molti di voi riscontrano anche la mancanza delle famiglie di sistema che dovrebbero essere installate di default insieme a Revit nel momento in cui installate il software. Molti di voi infatti si recano all'interno del gruppo Costruisci della scheda architettura, scusate, gruppo Costruisci componente carica famiglia per caricare una delle tantissime famiglie di sistema di Revit e si ritrovano la cartella, questa qui, Italian sotto Revit Libraries, completamente vuota. Questo perché al momento dell'installazione del software queste famiglie di sistema non sono state installate. Oggi vi mostrerò come è possibile risolvere questo problema. Prima di iniziare però vi chiedo di, come al solito, di iscrivervi al canale nel caso in cui non l'abbiate ancora fatto, attivare la campanellina per restare aggiornati sui nuovi contenuti che arriveranno e di mettere un like al video. Questo, ragazzi, mi aiuterebbe tantissimo con l'algoritmo di YouTube. Aiutatemi a raggiungere l'obiettivo annuale di questo 2022 di 10.000 iscritti. Forza, ragazzi! Allora, iniziamo subito. Dunque, per prima cosa, quello che potete fare è recarvi nella sezione File, Opzioni, Posizione dei file e interrogare, tra virgolette, Revit per conoscere la posizione, il percorso in cui vengono salvate le famiglie e i vostri file di modello, che potete visualizzare qui sotto la voce percorso di default dei file di modello di famiglia. Quindi selezionare il percorso, CTRL C, la tastiera per copiarlo, legate in una cartella, incollate il percorso che avete appena copiato, invio, e sarete portati direttamente alla cartella in cui dovrebbero essere presenti tutte le famiglie di sistema. Cartella che a voi, come detto precedentemente, sarà vuota, quindi quello che faremo sarà recarvi sulla pagina di supporto Autodesk. Non vi preoccupate di conoscere cosa ho digitato in rete per raggiungere la pagina internet, vi posterò il link in descrizione. Qui avrete la descrizione del problema e non dovrete fare altro che cliccare qui in basso guida per la risoluzione dei problemi relativi ai modelli di Revit. Vi si aprirà una seconda pagina internet in cui dovrete indicare sostanzialmente qual è la versione, quale content volete scaricare, per quale versione, digitare la versione del vostro software, cliccare la versione del vostro software, scusate, e qui in basso saranno presenti, in alternativa potrete anche impostare come lingua l'italiano, e scaricare il contenuto italiano qui in basso. Ecco, in questo caso avrete come prima opzione il download dei template di famiglia, quindi di tutti quei file che sono necessari per costruire delle famiglie da zero, quindi famiglie personalizzate, la libreria Revit 2021 con tutte le famiglie mancanti che non trovate quando volete caricarne una, e i template, i file di modello, e quest'ultimo download qui che, a dir la verità, non so a cosa si riferisca, ma vi consiglio comunque di scaricarlo e installarlo per essere sicuri di aver poi installato tutto ciò di cui avete bisogno. Benissimo, ragazzi, una volta installato tutto, scaricato e installato il contenuto che avete scaricato, chiudete Revit, riavviate il computer e all'avvio successivo di Revit dovresti avere nell'interfaccia di avvio del programma innanzitutto la possibilità di scegliere tra file di modello tra tutti i modelli presenti qui nel menu a tendina, e una volta aperto il vostro file di lavoro visualizzerete in maniera corretta tutte le famiglie di sistema ogni volta che vi recherete nel gruppo Costruisci della scheda architettura e vorrete caricare una famiglia. Ah, ragazzi, ovviamente ho dimenticato di dirvi che nulla vi vieta di scaricare anche contenuti di altri paesi. Io, per esempio, sul mio computer ho installato anche il contenuto di famiglie del mercato tedesco.
Questo perché spesso mi interfaccio anche con questo mercato e quindi ho bisogno di inserire all'interno del mio progetto delle famiglie di sistema della libreria tedesca. Benissimo ragazzi, anche con questo video tutorial è tutto. Spero di avervi fornito una soluzione al problema che a quanto pare in molti riscontrano nel momento dell'installazione di Revit. Se il video vi è piaciuto, vi prego di lasciare un like e di iscrivervi al canale nel caso in cui non l'abbiate ancora fatto. Noi ci risentiamo nel prossimo tutorial.